Roberto, che immagine ti viene in mente se ti dico Terence Hill? Abbiamo lo studio pieno. Abbiamo studio pieno. Guarda che li stai facendo cadere tutti. No, poi li raccolgo uno a uno. Ah, perché devono fare i fagioli, Terence Hill, ok. Esatto, te lo ricordi il film? Sì, però mi ricordavo dei fagioli perché li ho visti in studio. Perché lui che faceva? Li mangiava direttamente dalla padella e inzuppava i pezzi di pane più grandi. Ah, ti piace quel genere di film? Bene, bene. Allora, parliamo di eccellenze. Partiamo dai fagioli, ne esistono veramente tante varietà. Lo sai? I borlotti, i cannellini, quelli bianchi, quelli neri, quelli rossi, ma esistono anche quelli del purgatorio. Lo sapevi? No, me lo ha detto lo chef di oggi, Maurizio Rocchi, che lo vado a salutare. Buongiorno. Buongiorno Roberto. Perché buongiorno. Me li chiama fagioli del purgatorio? Mi dica subito sta cosa qui, perché sennò mi vengono dei sospetti. È una varietà di fagioli antichissima che sta nella nostra zona da tantissimi secoli. Ce li mostri proprio? Eccoli qua, questo è il fagiolo secco. Che poi mi diventa questa prelibatezza qui, così. Perfetto, perfetto. Allora, con chi siamo anche, ovviamente? Con Sara Farnetti, specialista in medicina interna, e ci dirà poi quali sono tutte le... che cosa nascondono i fagioli, le proprietà nutrizionali. Allora, io so che sei golosissima dei fagioli del purgatorio, e allora... Che cosa si può fare di gradevole con i fagioli? Allora, con i fagioli del purgatorio, a parte zuppe, ricette classiche, minestre di un tempo, possiamo fare anche delle ricette più... Sì, diciamo anche una cosa, che il fagiolo del purgatorio è buono anche così, eh? Sì, da mangiare olio, sale e pepe è il massimo. Fantastico. Ma non è che rovini la ricetta così, Roberto? Perché serve per la ricetta questo? Beh, non lo so. Oggi lo usiamo per la ricetta, andremo a fare quindi un tagliolino con un ragù di zucchine, fagioli del purgatorio, un croccante di pancetta e vellutata di patate viola. Maurizio Rocchi mi sta portando in paradiso, allora vediamo gli ingredienti per arrivare al paradiso. Allora, servono... Allora, stiamo facendo tagliolini con ragù di zucchine e fagioli del purgatorio su un letto di crema di patate viola e pancetta croccante. Più lungo il titolo della ricetta, sì, che infatti farla. Sì, 380 sì, grammi di tagliolini freschi all'uovo, 4 zucchine, 4 fette di pancetta tesa stagionata tagliata fine, 100 grammi di fagioli del purgatorio o tondini già lessati, però procuratevi quelli veri, perché il resto vi viene una ricetta fatta male. 20 grammi di pecorino grattugiato, una noce di burro, 250 grammi di patate viola che ormai sono diffuse ovunque, erbe aromatiche, olio, sale e pepe, quanto basta. Adesso cosa mi sta facendo? Allora, stiamo facendo questa cubettata di zucchine che mettiamo nella stessa padella che abbiamo utilizzato per croccantizzare la pancetta. Andiamo a utilizzare praticamente una sola padella per tutta la ricetta, però tutti gli ingredienti avranno delle cotture separate, questo per avere il massimo dell'intensità. Ma una sola padella, perché stiamo risparmiando stamattina la RAI? Stamattina risparmiamo la RAI, però nel senso a casa... Anche a casa, la stessa padella. La stessa padella per la mantecatura. In realtà ogni ingrediente di questa ricetta, come dicevo prima, viene cotto separatamente, perché poi si andranno a riunire solamente in mantecatura alla chiusura del piatto. Quindi sono dei sapori che si sposeranno alla fine. Si sposeranno alla fine, questo per mantenere proprio le caratteristiche organolettiche dei prodotti al massimo, insomma. Benissimo. Allora, Valentina... Allora, innanzitutto cerchiamo di capire, fagioli sono proteine o carboidrati? E quando noi diciamo ho mangiato un piatto di pasta uguale a un piatto di fagioli? Ma in realtà dobbiamo chiarire questo concetto, perché ahimè cambiamo, quindi mixiamo gli alimenti in modo scorretto se non sappiamo cosa contengono. Se io dicessi mangi un piatto di spaghetti alle vongole, la prevalenza quale sarebbe? Sicuramente la parte dei carboidrati, certo. E poi ci sono aggiunte delle piccole proteine. Allora, i fagioli sono prevalentemente, diciamo, carboidrati, quindi contengono le stesse, diciamo, la stessa quantità di, appunto, carboidrati, se vogliamo zuccheri in modo più semplice, della pasta o quasi, però contengono anche una quota proteica, quindi ben vengano, perché sono naturali, perché sono ricche di fibre, perché contengono tante sostanze che fanno bene alle ossa, alla pelle, ai capelli in questa stagione, soprattutto diciamo autunnale. Però il problema è come li combino, se li aggiungo a un piatto di patate, ovviamente per quanto debbano essere combinati in modo intelligente per assorbire bene questa quota proteica, ahimè, lì in quel caso sto diciamo, aggiungendo altri carboidrati. Quindi la bruschetta con i fagioli, in teoria, o riduciamo i fagioli, mettiamo un po' più pane, ma poi deve essere seguita, se vogliamo completare il pasto, soprattutto per i bambini, magari... Guarda che arriva il fagiolo, scusate. Da una proteina.
Eccolo, beh, già se fosse fagiolo e zucchine andrebbe bene come abbinamento. Certo, giusto? Poi magari per secondo mangiamo un uovo, allora in quel caso stiamo aggiungendo delle proteine. Se mangiassimo per secondo delle patate arrosto, che non sarebbe un secondo, un contorno troppo ricco di carboidrati, lì facciamo un errore perché aumentiamo troppo la quota dei carboidrati. Ecco, adesso che ci aggiungiamo lì però? A mo' mi arriva la pancetta, però bisogna tagliarla con un'arte che solo questo maestro ha, eh? Allora, sono innanzitutto digeribili i fagioli? Dipende dalle varietà, ci sono delle varietà addirittura con meno fibre, con una buccia un po' meno, diciamo, coriacea. Poi il problema è come li tratto. Ovviamente se io li passo con un passaverdure per gli edentoli, gli anziani, i bambini, avremo meno sintomi, che sono quelli del gas intestinale, il meteorismo, la cattiva digestione. Però anche lì dipende da poi non solo come li tratto e quindi come li preparo, ma come li metto, li impiatto, quindi la preparazione che in questo caso lo chef noi facciamo a casa a questi fagioli, quindi come li cucino dopo che li ho magari anche passati, quanto li faccio bollire. Quindi il concetto è: i fagioli contengono delle fibre che per tutti non sono digeribili, ma dobbiamo essere intelligenti proprio perché sono importanti. Fagioli e legumi, possiamo estendere il concetto, dobbiamo essere intelligenti a trattarli e saperli trattare bene in cucina, perché la digeribilità dei fagioli può aumentare come diminuire. Certo. Vale, io ho buttato la pasta, anzi l'ha fatto Maurizio Rocchi, lo chef. Mi deve dire dove si trova sto fagiolo però? Perché il fagiolo al purgatorio è diffusissimo in tutta la parte dell'Alto Viterbese, diciamo in special modo nella parte di Gradoli, Valentano. Quindi io devo avere questo fagiolo per fare questa ricetta, se no con gli altri... È un fagiolo particolarissimo che viene prodotto, seminato e raccolto a mano, quindi molto delicato. Molto allora, delicato. Pensa che rispetto bisogna avere per ogni singolo fagiolino, Valentina. Perché poi hai visto quanto sono piccolini? Questi sì, sono piccoli. Ma insomma, abbiamo parlato però di tante varietà, Roberto, e allora sono un'eccellenza, lo dicevamo, i fagioli del nostro territorio, e Francesco Gaspari è andato a Sarconi, in provincia di Potenza, per raccontarci un altro tipo di fagiolo, che è appunto il fagiolo di Sarconi GP. Vediamo. Questa è la prelibatezza della nostra terra, il fagiolo di Sarconi GP. Esistono ben 19 tipi di fagioli e come possiamo vedere sono tutti diversi. Sì, abbiamo le tuvagliette, abbiamo i cannellini, abbiamo i tabacchini, abbiamo i verdolini, tutti molto buoni da gustare. E per riconoscere tutti bisogna essere un esperto. Questa è una zona ad alta vocazione della produzione di legumi. Quando è iniziata questa tradizione? È iniziata nel 1850, quando la realizzazione di opere idrauliche hanno permesso l'approvvigionamento idrico a molti territori. Una delle caratteristiche è la buccia molto sottile. Sì, i fagioli cuociono a prima acqua. Attraverso la buccia molto sottile, in 40-45 minuti i fagioli sono pronti da gustare. I fagioli sono coltivati sostanzialmente in due modi. Questi a terra, detti nani, e questi appoggiati su queste strutture, detti rampicanti. Sì. Questo è il momento della raccolta per il fagiolo, i bacelli vengono prelevati dal terreno e vengono poi lavorati a mano, sgranati o tramite macchina delle trebbie. E poi sono pronti per essere gustati. Assolutamente. Giacomo, gli lascio. Eccoli i nostri 19 tipi di fagioli, che cosa ci prepariamo? Allora, qui con la regina abbiamo preparato uno dei piatti tipici, un piatto povero, fatto con una zuppa di fagioli con dei crostini di pane. Ho aggiunto solo un filo d'olio crudo. I fagioli sono già buoni così al naturale? Assolutamente sì. Qui invece abbiamo un dell'agano e fagioli, che è uno dei piatti tradizionali di Sarconi. L'abbiamo rivisitato aggiungendo un ciuffettino di lagane fritte per dare un po' di croccantezza al piatto. Poi qui abbiamo della birra al fagiolo e qui abbiamo dei mandorlotti al fagiolo, che è un dolce con crema al fagiolo. E qui invece vedo, cos'è questo? Quella lì è una marmellata al fagiolo. I fagioli a colazione? Assolutamente sì. E allora stiamo impiattando, intanto questa come l'abbiamo ottenuta? Allora, questa qui praticamente patate viola che abbiamo messo a bollire per circa un'ora e mezza e poi frullate con tutte le erbe aromatiche. Benissimo, benissimo, e questa ci serve anche per... Andremo poi ti farò provare, mentre lui impiatta, ti devo promettere una cosa. Cosa? Ti farò provare anche i fagioli di Lamon, Ah sì? Che sono di dove sono nato io, ma questi sono completamente diversi. Ma perché ogni fagiolo ha la sua ricetta, ma per digerirli meglio, Sara, come ha fatto lo chef, sicuramente a caso usiamo l'olio, è più facile, saltiamoli in padella con un po' d'olio
perché li digeriamo meglio e superiamo il problema del meteorismo addominale che molti fagioli ci procurano. Quindi bolliti in realtà sono un po' più complicati da digerire. Vedi come si chiama? Meteorismo. Benissimo. Guarda che bell'impiattamento. È un bellissimo... Adesso Roberto però ce lo però, distrugge, chef, sicuro. Facciamolo vedere prima. Chef Maurizio Rocchi, un campione, però voglio dire che è sta roba. Allora, cioè, abbiamo... non lo so, ma cioè, come si... Cioè, così poco... È più facile di quanto pensi, insomma. Sì, no, ma dico... La porzione. La porzione questa è perfetta, sono circa 60 grammi, così ci rimane spazio pure per proseguire va sul bene. Nostro pranzo. Guarda, poi c'è anche questa, Roberto. Poi cioè, dopo la puoi rimpiattare anche tu. Allora la prova del 9, la prova del fagiolo. Robby, puoi fare anche un piccolo assaggio, non è che la devi mangiare tutta un boccone. Allora, io sono contro lo spreco alimentare. Qui, devi intingere qua. Contro lo spreco alimentare, quindi questo cibo andrebbe buttato, io mi sacrifico. Buon appetito. Ma lo sai che ti invidiamo tutti quanti? Ah, che meraviglia. Allora, grazie ai nostri grazie a voi, ospiti grazie a voi. Per essere stati